Ecco il preside. Salve, buongiorno, piacere. Buongiorno, buongiorno. E le dirigenti, la dirigente di salita dell'Istituto Musicale Mede, Indirizzo Musicale Mario Cursi, la signora Gabrielli Cesira, ecco. Buongiorno, ci siamo scritti per messaggio, buongiorno. Eccoli, adesso ti metto. Bene. Sì, Lito, buongiorno. Ciao, buongiorno. Volevo che tu presentassi il concerto. Ci sarai tu, sì. Ci sarà Tom Hutchinson, un grande trombettista gallese di fama mondiale, anche se ancora è giovanissimo, e ci sarà la brass band Uberech di Appiano, nella provincia di Bolzano. Volevo che presentassi tu quello che sarà il repertorio e quello che sarà lo spettacolo. Sì, allora, innanzitutto la brass band Uberech è della provincia di Bolzano. Praticamente loro sono i campioni d'Europa, proprio nella seconda categoria dell'anno scorso, praticamente che è stato svolto a Malmö in Svezia. E ogni anno questo concorso europeo si fa sempre in un paese diverso, come quest'anno per esempio è stato fatto a Palanga in Lituania, dove sono stato adesso proprio la settimana scorsa che sono stato lì, e quindi insomma, ogni anno è diverso. Loro sono i campioni d'Europa nella seconda categoria, però non nella prima, e Tom Hutchinson praticamente è uno dei cornettisti, perché praticamente ci sono degli strumenti. Allora, la tromba avete visto, non sapete com'è, invece poi vedrete che la cornetta è un po' più piccola, è proprio, nel senso, è uno strumento proprio delle brass band di British style, cioè praticamente stile britannico, ok? E lui è praticamente uno dei più famosi al mondo in questo momento, perché suona con la Cory Band. La Cory Band è la brass band più prestigiosa al mondo in questo momento, che ha vinto tutto, vince sempre tutti i campionati europei, anche mondiali, quindi insomma è questo ragazzo è una cosa incredibile come suona, poi sentirete il virtuosismo che avrà, che vi farà sentire, cioè. E quindi lui è gallese, insegna alla Royal Academy a Cardiff, quindi è insegnante anche lui alla Royal Academy. Insomma è fantastico, è meraviglioso, e niente, poi io anche io ci sarò come solista pure, faremo dei pezzi virtuosi naturalmente, questo è chiaro, e poi faremo addirittura un pezzo insieme in duo che di praticamente ci si chiama Joseph Turin, poi dopo nel programma poi ci sarà poi scritto lì, Joseph Turin è americano, è un compositore americano, e il pezzo si chiama Fandango. Questo è un pezzo meraviglioso pure per tromba e trombone insieme. E quindi niente, il repertorio poi invece della brass band Uberech sarà proprio un pezzo proprio originale per brass band, quelli che si suonano ai concorsi proprio. Così vi faranno sentire anche quello che si fa nei concorsi, per esempio i pezzi d'obbligo che durano più o meno 15-20 minuti. E poi eseguiranno altri pezzi, diciamo per show naturalmente, e di bravura, insomma, tipici arrangiati e scritti per brass band, questo tipo di momento di British style. E quindi sarà un bellissimo show, perché tra l'altro il giorno prima, il venerdì, saremo al conservatorio a Bolzano, che faremo le prove proprio in conservatorio, e quindi poi alla fine sarà la prova generale. Alla sera sarà proprio per tutti i ragazzi lì del conservatorio di Bolzano, sarà una prova generale aperta a tutti, e quindi insomma verranno tutti i ragazzi, insomma, tutti gli ottoni e tutti. Come faremo la stessa cosa quel giorno, il sabato, che faremo questo un'ora di masterclass io e lui insieme, proprio per tutti i ragazzi che verranno, speriamo che vengano parecchi, perché stamattina ho visto logicamente che il presidente Arsenio Sermarini dell'Ambima, cioè è il presidente di tutte le bande delle Marche, ha messo proprio un bellissimo messaggio come che noi faremo questo masterclass e tutto, quindi speriamo che si avvicinano molti più, tantissimi ragazzi che spero che si avvicinino alla musica e che ascoltino insomma
tutti insomma le cose, le dritte che potremmo darle, e poi anche questo è una cosa buona pure per avvicinare più ragazzi, come ripeto, alla musica, e questo magari può favorire anche al Vivaldi, al nostro Vivaldi di San Benedetto, che magari possiamo avere più insomma, diciamo, più ragazzi studenti di musica che insomma che vorrebbero fare più approfondita la musica, diciamo. E anche poi ci sarà Marco Travaglini pure, scusa, Marco Travaglia, perdonatemi, Marco Travaglia pure, che ci sarà con, la, con un gruppo pure di ragazzi pure che verrà a suonare, mi pare che Maria Pia, mi pare che è della scuola tua. La scuola, qui c'è la dirigente della scuola, la dottoressa Lisa Vita, esatto. La scuola Mario Cursi. Ah, ecco, appunto, infatti. E quindi ecco, Marco Travaglia, con lui ci siamo collegati adesso, e farò un pezzo pure con loro, pure in questo master pure, e quindi ci saranno anche loro. Quindi ci saranno coinvolti tantissimi, insomma, e sono contentissimo di questo, perché dobbiamo dare esempio per la cultura. Io ho detto sempre che la cultura è il biglietto da visita di un popolo. E pensate che le parole di Riccardo Muti, che voi sapete che chi è Riccardo Muti, che è un direttore enorme, grandissimo, insomma uno dei più grandi al mondo, ha detto, pensate, una frase, Mozart, quando era ragazzo che stava facendo i concerti, aveva detto, dice, al padre, che si chiamava Leopold Mozart, che era il padre, anche lui musicista, ha detto, papà, io voglio suonare a Napoli, voglio fare un concerto a Napoli, perché un concerto fatto a Napoli vale 100 concerti eseguiti in Germania. Capite che cosa era l'Italia a quei tempi, che valore aveva l'Italia culturalmente? E adesso ci stiamo un po', siamo calati moltissimo su questo campo, e quindi spero che questo possa giovare anche alla nostra terra, alle nostre Marche, alla nostra provincia, soprattutto perché io, come sapete, io adoro San Benedetto, e queste cose, grazie a Maria Pia, che con la sua associazione che sta facendo questo, proprio la ringrazio enormemente. Quando me l'ha detto, insomma, io sono stato subito presente, perché volevo portare con lei a San Benedetto una cosa grandissima come questa. Spero che venga tanta gente, lo spero tanto, perché veramente rimarrete a bocca aperta, perché sarà una cosa che in Italia ci sono pochissime di queste brassband. Io sono il presidente della Federazione Italiana Brassband, faccio i concorsi nazionali, poi chi vince va all'europeo, insomma, e cerco di far capire di più che cos'è questo mondo, anche nei conservatori, soprattutto che ho fatto partecipare a Bari, il conservatorio di Bari adesso ha partecipato al campionato europeo, ha fatto una bellissima figura,